Milano nessuno l'ha ancora dimenticato e nessuno lo dimenticherà, perché era una persona veramente incredibile, sia come calciatore, io ho giocato insieme anche con lui 5-6 anni, e poi anche come allenatore e come persona, perciò è un ricordo indelebile e sarà per tutti i nostri ragazzi un esempio. Questa società mi ha dato molto, è stata probabilmente anche una cosa reciproca, per cui è il mio lavoro, mi è sempre piaciuto rimanere nell'ambiente del calcio, per me è stato il massimo, anche perché, come ho detto prima, è un mestiere che mi piace e di conseguenza, ecco, ti appaga poi di tutto. E mi ricordo, sono partito da Milano con mio fratello, la notte indubbiamente non ho dormita, mi sono presentato qui al raduno, era pieno di gente e niente, mi ricordo che mio fratello mi spingeva per entrare qui allo stadio e niente, è stata una cosa emozionante, mai più pensavo poi di rimanere così tanto, ce l'ho fatta, per cui una soddisfazione enorme. Sirea secondo me è stato l'uomo di stile per eccellenza, uno stile autentico, con serenità, trasmetteva questo stile in campo sia tecnicamente che come uomo soprattutto, era veramente un esempio da portare nelle scuole, perché era un ragazzo leale, simpatico, umile, con grandi qualità, grandi capacità, non faceva pesare niente. Poi aveva uno stile innato, uno stile proprio sereno, ma non lo stile trovato lì o quello che molte volte la forma è considerata stile, proprio uno stile autentico. Amici ce ne sono stati tanti, anche perché ho avuto la fortuna di vivere con della gente per addirittura 9-10 anni. Ma i primi anni ero con Tardelli, con Cabrini, con Gentile, con Marchetti, amici lo eravamo tutti, però probabilmente i miei 20 anni, allora avevo 20 anni, mi portava così a frequentare gente giovane come me. E sono arrivato come erede di Salvadore e all'inizio era un po' una cosa abbastanza difficile per me, anche perché Salvadore 12 anni, 13 anni di Juventus è stata una bandiera, sostituirlo non era facile. E tutti dicevano, arriva un ragazzino di 20 anni, erano un po' tutti scettici. E invece poi, ecco, ho smentito tutti e questo è molto bello. Ho fatto 14 anni tra nazionale e coppe, a casa eravamo poco, per cui quando ritornavo a casa da ogni trasferta trovavo sempre chi mi apriva la porta o con il sorriso o con la voglia di vedermi. E quindi non mi ha mai fatto pesare queste cose. Calcio è vita, è felicità, perché il calcio è uno sport. Poi indubbiamente si vive anche in una società dove ci sono i lati negativi e ci sono dei lati positivi. Purtroppo abbiamo vissuto anche delle tragedie, non so, come quella di Bruxelles, che doveva essere la festa dello sport, visto che era una finale di Coppa dei Campioni, invece si è tramutata così in tragedia. Scirea, un altro personaggio mitico della Juventus, mitico, comperato dall'Atalanta, è uno che me l'ha portato il presidente, è venuto giù, infatti porto io un giocatore che ce ne sono pochi e me l'ha portato lui, e Scirea, io poi l'ho messo, poi non mi faccia ricordare quello che è successo, perché sono cose dolorose. Calcio nasce per felicità e per voglia di correre, voglia di giocare, perché è uno sport. Se poi ci sono altre cose, indubbiamente penso che così fa parte anche nella società in cui viviamo al giorno d'oggi.